istituzionale, non soltanto d'immagine, oggi al comando dei Vigili del Fuoco di Salerno? No, assolutamente non d'immagine. Io mi considero uno degli operativi. Penso di poterlo dire, perché diversamente questo nostro lavoro è impossibile farlo. Un prefetto che fosse astrattamente a fare funzioni generiche di coordinamento, senza aver capacità di capire qual è l'operatività e i problemi reali delle strutture che sono sul territorio, non può fare il suo lavoro. Nessuno di noi è così. Ognuno di noi ha un percorso di formazione che non può non passare, perché purtroppo il nostro territorio è caratterizzato da fattori di rischi, non sappiamo ogni quando arriva, ma arriva. E quindi l'esperienza di tutti i prefetti d'Italia è quella di essere sempre stati in qualche sala operativa dei Vigili del Fuoco per lavorare assieme a loro, perché vi è anche una funzione di direzione poi dopo degli eventi che si verificano sul territorio. In più io ho un legame ancestrale, diciamo così, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che nasce da esperienze dirette da ragazzo, da quando avemmo qui sul nostro territorio gli Irpini e il terremoto, in cui da ragazzino partì con gli altri a provare a dare una mano, anche se già lì ci rendemmo conto che forse era meglio che ci tenessimo un attimino da parte e far lavorare chi era l'esperto del mestiere. Quindi è bene sottolineare il ruolo e l'importanza dei Vigili del Fuoco per competenze specifiche. I Vigili del Fuoco sono la prima componente del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Sono la prima componente perché sono una componente tecnico-operativa, ma loro hanno la capacità anche di fare sistema e di mettere in rete le capacità straordinarie del sistema dei volontari e di tutte le altre componenti che partecipano. Per cui il Corpo Nazionale è la prima, ma è la prima nel senso che riesce a tenere con sé tutti gli altri per fare il bene della collettività. La protezione civile, se noi l'andiamo a guardare dai tempi dei Romani, da ogni modulo organizzatorio, di ogni consesso civile, era fatta dalla gente. Le prime sentinelle sul territorio sono la gente, poi dopo c'è bisogno di qualcuno che però è esperto, che sia veramente il tecnico del mestiere, che ti aiuta a fare sistema e ad essere capace di intervenire in quelle situazioni che poi sono di altissimo rischio. Se noi abbiamo i nostri caduti, vi renderete conto, pur essendo altamente professionali, significa che quando si interviene con fattori di rischio e che quindi ci vuole il vecchio caposquadra e, quando gli eventi sono straordinari, arrivi il comandante, arrivano i funzionari per avere quella capacità di sapere come muoversi. Ma ripeto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assieme ovviamente al nostro aiuto, è anche quello di avere una capacità di prospettare quali sono le misure per tenere in sicurezza il territorio in fase preventiva, perché la prevenzione non può e non deve mai essere disgiunta dalla capacità operativa. È nelle loro background e nelle loro capacità professionali, non a caso l'operatività è gestita da ingegneri e architetti che sono dotati di un'altissima capacità professionale, non solo operativa, ma anche di avere visione della sicurezza dei cittadini. La visione alla progettualità della sicurezza dei cittadini è la prima risorsa del Corpo Nazionale, perché le misure tecniche di prevenzione, la normativa di prevenzione incendi, siamo una delle poche strutture che fa anche prevenzione e normazione, perché siamo convinti che la sicurezza dei cittadini passa dalla fase del prevenire gli eventi. Il nostro desiderio è sempre quello di dover fare un minor numero possibile di interventi, perché siamo riusciti ad evitarli facendo rispettare quelle regole che sono messe a servizio della collettività. Un'ultima cosa, fatemela dire, perché nella cultura e nella tradizione del Corpo Nazionale è quello di essere fattore di sviluppo del paese, perché noi aiutiamo sempre l'impresa, siamo sempre a fianco dell'impresa per essere sicura, per realizzare quella sicurezza nei luoghi di lavoro, perché diversamente l'impresa è a rischio. Quindi lavoro e sviluppo attraverso l'aiuto che il Corpo Nazionale dà nella fase di impostazione di un'attività d'impresa, di costruzione e di avvio e anche di continuità per accompagnarle nei cambiamenti normativi. Noi siamo sempre a fianco del sistema paese per consentire